Ciao a tutti, sono Sean, oggi gioco con S.A.O. Me with the Frag, che sono usciti fuori due nuovi banner molto, uno molto importante, l'altro che è utile. Abbiamo la Realization, la Dea Shinnon e la Dea Lifa. Abbiamo banner solo loro, molto, tutti e due elemento luce, non so perché, pensavo fosse cambiava colore, tipo Asuna luce, Silica più Shinnon più blu, e lei è tipo vento, ma tutto elemento luce, non so perché, è un peccato. Link, ok, solo elemento luce, ok, elemento luce, proviamo tutti e due. Già so quale leggermente più, diciamo, più puntare. Perché questo qua sì, questo qua lì fa ha un qua c'è scritto una nuova skill Crossing Link, che riduce incoming damage link effect. Adesso è da provare. Ho provato perché non si capisce bene se c'è la barriera. Se c'è la barriera fa, ho visto che fa cambio. E questo qua è potentissima, che tipo protegge un colpo e muovo link è molto più forte. Questo qua è normale, diciamo, sì, non è normale. Cos'è? Non change requiem, cazzo è di MP e SSS 3 damage up. Beh, molto buono. Fa più danno. L'SS è tipo normale, fa leggermente più danno. È tipo attack up, svare, ma non so. Fa tot danni normale. Questo qua fa, diciamo, Shino fa leggermente più forte. Fa più danni perché ha l'SS 3 damage up in più. Recovery, ok. HP se stesso, dopo limit break per 4, livello 100, addio. Fa al critico garantito, così è come è. Peccato è forte, è che è molto forte, non è bruttissima, eh. Perché anche lei fa change elation, no change to requiem MP ci sta, ok, fa anche da più danno. Perché questo qua fa HP, auto HP recovery al party member, così non male. 4, diciamo, limit break fa HP recovery di più. Sni, forse la diciamo, sarebbe faceva anche lei danno in più, meno da SS3 più bello. E qua muovo qua riduce il danno, ok. Vorrei tutte e due, adesso noi proviamo con Shinnon è molto. È come Asuna, è molto bello. E questo è un po' difficile scegliere. Perché lei non fa. Ma cosa devo caricarlo io? Porco due. Carico, carico. Adesso non so perché fa a caricare, non fa più temi più. Lei è bella perché è in alto, come Asuna. E a quel punto mi dico orco 2. Ok, è sempre in alto. È molto utile perché resta in aria, non va in alto, scende, così è un po' difficile a beccarla, così come alcuni mostri fanno i colpi bassi, lei è perfetta, può spammare come so cosa le mosse a quel punto, come Asuna, quindi diciamo ci sta, perché è molto alta, è alta, quindi può schivare le mosse. Tanto fa anche fare la cosa, e qua è molto, se fa il link cosa fa di preciso. È molto carina Shino perché è alta. Io ho provato con l'IFA, non è alta perché fa mosse normali, tipo va leggermente in alto, poi scende, dopo si resta in terra. E a quel punto sono due banner difficili. Ah, fanculo, porco. E dopo anche fa la SS3 più da fa più danno a quel punto. Dai, range anche. Vediamo. Ah, attack up. No, si sì, attack up. Perché solo quando. Ah, fanculo, porco due. Solo l'attack up quando faccio il link. E quando, perché quando inizio lei mi fa link attack up. In pratica il damage in più SS3 è solo quando fa lo switch. Quando lei switcha con uno, lei da fa attack up. È carina quel punto, peccato.
Non so, è difficile la scelta. Leggermente forse meglio l'IFA perché diciamo, ha quella barriera in più che non è buona. Diciamo, attaccato abbiamo il nostro Kirito elemento luce che fa bei danni. Peccato fa a quel punto avere la combo di Shino, questa qua ci sta tanto. Ci sta perché fa ancora ulteriori danni con che il nostro Kirito luce al Link. Con Shinon, con questa qua fa ancora più danni, più o meno si fa più danni perché lui fa attack up, dopo si attiva, dopo fa un'altra volta l'attack up di Shinon, di un non so chi, Akirito o Asuna, fa ancora più danni perché ha ancora un altro ulteriore attack up, a quel punto fa bei danni Shinon, diciamo è più un attaccante, questo qua è più una support. Ma cioè, come detto ci sta perché ha quel link mu la nuovo cross link, quella delle barriere che è una cosa nuova, non si sa come cazzo fa. È molto buono, poi tipo avere due personaggi che hanno lo scudo perché è buono, cioè lei è più la nostra amichetta, faccio vedere. Adesso lei fa barriera normale, è più terra lei a quel punto, c'è un leggermente un'aria, ok, quello è molto buono, c'ha la barriera, la mitica, in realtà fa vedere, solo quando scambia fa, e solo quando scambia a lei, facciamo provare, adesso vediamo. E qua visto c'è la barriera, dovrebbe avere la, non so quanto dura la barriera qua, a quel punto. Allora, adesso ce l'ha, ok. Sono due buoni banner. A quel punto sono due buoni. Abbiamo l'IFA che attacca, cioè un attaccante che fai la combo giusta, come ho detto prima, con inizi con Kirito e fini, fai Kirito lei. Dopo fai lei con Asuna, in pratica l'ultima Asuna ha un attacco che fa danni bei pesanti perché già c'è Kirito da tutte parti. Dopo dai a Shino qua da attacca a Asuna, Dea. E così c'ha doppio, diciamo, a doppio attack up a tutta la squadra di Kirito, e più lei che fa bei danni, quel punto è molto molto buono. Non so chi fare per prima, a quel punto sono detto questa delle barriere ci sta, diciamo, no, riduce il coming damage, ok, la barriera più la difesa è party member. Facciamo su. Niente, vuota dai, porco due. È vuota. Eccola. Questi banner ci devi spendere un po' perché sono singoli. Quando scadono queste merde qua, fino al 31 di maggio, ora ce li ho ancora. Riesco ancora a portarli ancora, questi qua. Almeno vorrei, wow, io sono uno che vorrei tutti e due, vorrei a quel punto, perché questo. Ora, tra lì e lì, diciamo, riduce coming è molto interessante, ma vedere, perché qua c'è scritto SS3 damage up, pensa fosse su se stessa, tanto qua fa solo quando scambia, cambia così. Questo il terzo, l'ultimo personaggio fa quei danni che fa paura, a quel punto che è già colpito e più lei ha doppio attack up, fa bei danni, a quel punto è molto interessante, sicuramente una squadra perfetta è Kirito, Shinon e l'ultima con Asuna Dea, diciamo è perfetta questa qua perché Shinon, quella vecchia, ok, il peccato è sempre attaccato tutta la squadra, non fa un, diciamo, ulteriore attacco così. È molto interessante questa qua, che diciamo è più forte in quella squadra, perché questo qua
è un attack up extra che dura pochissimo, appunto è molto interessante, quello ti dà, diciamo, di qual fallo scambio ti dà in più con l'attack up. Poi è meglio per me, allora, diciamo, ho capito bene come damage up è quando lo switch, diciamo, persona finale, allora ci sta. È meglio Sheena come attack perché è molto alta come Asuna, è così. Diciamo, è molto interessante. Anche l'IFA. Peccato, l'inizio cammina e dopo sale. Leggermente meglio. Quanto ripeto ancora, Shino. Perché è subito in alto. Anche se c'è un attacco, puoi spammarlo come Asuna, sempre in alto. Lo puoi spammare. Che attacchi quelli bassi, non gli fa un cazzo a quel punto. È molto, molto buono. E va, non so. Non ho fatto. Voi non vi ho fatto che questa settimana ho lavorato, non c'ho avuto tempo e ho trovato Asuna quella nuova e ho trovato Yuki. Ho trovato in questa settimana, non sono riuscito a fare, come anche vedete il video, che ho cominciato a lavorare adesso questa settimana dal lunedì, dal 27 sono ancora a casa, dopo comincio ancora a quel punto. Sono qua, oggi avevo giorno di riposo, meno. Ah, sono terzo, prima ero secondo, porca puttana. Quanto ho fatto? 35 maledetti. Maledetta, maledetta bastarda. Ero secondo perché avevo fatto 36, ecco qua, 36, prima ero secondo. Quel bastardo, quel secondo in più mi ha fregato. E voilà, mio attacco, diciamo. Lei punta tanto, più o meno sta simile a squadra. Quanto forse se riesco, beh, fa anche S terzo è buono. Questo qua è prima, non riesco mai a raggiungere perché ha 27 secondi. Asuna a livello 85.000, cioè 85.000, a livello 85 la mia Asuna con l'armatura sua, quindi di Asuna, arriva a 7.000. Arriva a 100, arriva a 100, il minimo arriva a 8.000 così. Yuki, anche lei, livello 90, mia 7.000, anche lei, livello 90, arriva sui 7.500. Silica, a livello 100, minimo anche lei, arriva a 8.000, quindi è un po' quasi impossibile raggiungere il primo posto, perché devi avere o tutta la squadra a livello 100 o minimo livello 95 in più di lui, di un personaggio di livello 95, tipo 195, 100, per così ha quel, diciamo, quel 200, sì, 200 di attacco in più che fa il danno al personaggio, così diciamo è quasi impossibile, diciamo, questo qua che ha scelto il potenziale, questi qua potrei, ma non riesco perché Yuki, diciamo, come detto, la migliore era Lisbeth con frutto Yuki, perché diciamo Lisbeth fa più, diciamo, l'attacco più forte e così fa leggermente più danno. A quel punto non penso riesco a migliorare il punteggio di un secondo, ma anche essere terzo mi va bene lo stesso, che prima ho appena fatto appena video ero secondo, adesso vabbè fa niente, va bene lo stesso anche essere terzi, che non ho problemi a quel punto. Se per caso non c'era questa qua, che livello tutto livello 100, forse ero secondo a quel punto, perché riuscivo bene. Ma va bene lo stesso. Abbiamo Bemove Vento, quello che mi fa un po' cagare di tutti, questo qua con l'isole, madonna mia, questo qua. È una grandissima bestemmia per farmare, così. O siete in gruppo, riuscite bene, se no. Ecco. E basta, devo fare alcuni eventi, a quel punto. Cioè, molti sono personaggi extra, questo è peccato. Intanto provate solo a fare 125. Su, non so se volete, se vi piace più usare più Silly. Ah, il mio consiglio è meglio Shinon se avete già Kirito e Asuna. Così potete fare una bella squadra pesante. Bella, diciamo elemento luce bello pesante forte, che ho visto che le SS3 damage up per ultimo, allora ci sta, non è su, non è peccato, non è su lei ma sull'ultimo ci sta,
Questo Asuna non fa, non è come Kirito, come doppia spada fa più danni, ma va bene, si può cambiare. Tanto Kirito quando attivi la sua mossa dura un po' perché è tutta la squadra così. Massimo dopo l'inizio, dopo la fine, dopo Massimo fai fatto l'ultimo gioco Asuna, dopo iniziato con Asuna, Shinon e Kirito, meno che dopo Kirito al attack up in più, diciamo Shinon da attack up in più a Kirito, cose del genere così. Tanto dopo tanto l'ultimo attiva Kirito si attiva l'attack up lo stesso, allora è sempre attiva l'attack up di Kirito così, ma meno ha quello in più damage, così leggermente, insomma, il migliore per me è Shinon, ma se riesco a trovare voglio anche trovare anche lei perché mi piace, voglio diciamo una cosa in più come crossing link, tipo riduce incoming damage, diciamo interessante, mi piace come tanto sono tutti e due dee, come nell'anime, ci sono questi due, dopo non ci sono altre dee. Ora, sì, perché nell'anime fa vedere Lisbeth in Alfheim, creata vai con l'esercito, diciamo parlando con gli altri personaggi, altre persone, forse arriveranno anche più avanti. Silica, Lisbeth, Gil, Arco, Agil, non mi ricordo più che cazzo si chiama adesso, e l'altro scommetto arriveranno con il nuovo armatura quando uscirà l'anime più avanti. E ecco, a quel punto diciamo, mi interessa che sono le dee così, diciamo vi così puntare più tanto su lei perché visto che l'attack up fa per l'ultimo fa più danni, migliore quello. Peccato quello se uscite a fare il limit break un po' quasi vedere che si può quasi si può uscire perché vi dà 50, vabbè no 50-50 fa 100, è un po' difficile ma almeno nel futuro portare a livello 500, livello 100, ma ci può stare anche livello 90 o 85, tanto il suo diciamo il suo potere lo fa, gli dà il damage al tuo personaggio, fa così più buono. Ma va bene, buono, molto buono. A quel punto vi consiglio prima quello e appunto basta. Fate tanto 125 gemme. Se avete avanzato in più, fate anche 250. Dopo tenete minimo tipo 125 per il prossimo banner. Dopo arrivano l'evento per farmare le armature. Dopo c'è la ranking. Almeno riuscite per trovare, diciamo, il prossimo banner nel ranking, quelli due personaggi singoli, aspettate il banner, quello normale, fate 5 dopo fate col singolo, se c'è cioè col singolo. Ma quel più forte, visto come adesso, visto che, ripeto ancora, SS3 Damage è l'ultimo personaggio che dà, ci sta tanto. Pensa fosse su se stesso, proprio il suo damage, poi sua mossa fa più danno che quanto normale, ma qui ci sta più tanto pronto lei, cioè potenza la difesa, fa meno damage così ci sta, ci può stare, ma migliore lei ancora, meno diciamo sulle ranking punta tanto sul fai più danno, cioè fai più danno più tanti punti prendi. Questa qua diciamo li fa più negli eventi come farmare le armature, come questi eventi qua, questo qua che è uscito nuovo, che è più resistenti, cioè così ti pompi la difesa, così diciamo è già leggermente più consigliata, più questi eventi qua, come questo nuovo evento per farmare cose. Ci sta che ma ti pompi la difesa, meno resisti, cose varie, ci sta più lei, più negli eventi, questo qua è più precisa nel ranking, per fare più danni a quel punto. E basta, ci vediamo. Peccato non l'ho trovata, ma fa niente, tanto sapevo già con questi banner di 125 è un po' difficile, con questi banner singoli, già con Asuna questo qua ho bestemmiato fino a, sono arrivato fino a quarto step, l'ho trovata al quarto step? Sì, il quarto, perché adesso il quinto ancora fatto, il quarto step l'ho trovata, ma ho bestemmiato sua cosa e basta. Miglior cosa, peccato, ma va bene che sei terzi, va bene. E basta, ci fermiamo. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, con la scritta che dice al prossimo video. Ciao!
between what it means to be good when you're trying to be epic. No, you don't gotta believe in me, nothing can stop me, I already said it. I'm taking everything they stole from us. You got your problems, I'm a whole nother. I'm giving people